Buonasera da Alessandro Sticozzi per Centrosuono Sport e ben ritrovati dallo Stadio Olimpico di Roma, dove una grande classica della nostra Serie A sta per andare in scena. Roma-Juventus, il big match della 19ª giornata di campionato, l'ultima del girone d'andata. Le formazioni per questo ultimo appuntamento del girone d'andata, le scelte di Paolo Fonseca che ricalca e riconferma in toto gli 11 che hanno perso per 0-2 la prima del 2020, sempre qui in casa contro il Torino. Così è disposta la Roma, in porta c'è Paolo Lopez, fascia destra di difesa per Capitan Florenzi, poi Smalling e Mancini, coppia centrale con Kolarov, sulla sinistra Diawara e Veretout in mediana, Zaniolo, Pellegrini e Perotti sulla tre quarti alle spalle di Bomber e Dzeko. Quando non sono trascorsi nemmeno due minuti sul cronometro appunto del direttore di gara Campano, c'è già un'occasione per la Juventus di recapitare un pallone pericoloso all'interno dei 16 metri giallorossi, dove infatti tutti i giocatori della Roma vanno ad arroccarsi, c'è un solo uomo disposto in barriera, al punto di battuta c'è un giocatore mancino, Dybala, sembra poter andare lui, traiettoria arcuata sul secondo palo ed è il gol immediato del vantaggio della Juventus. L'esultanza, si tratta di Demiral, è stato lui il più lesto di tutti all'interno praticamente dell'area piccola a deviare col piattone al secondo minuto di gioco. La Juventus passa in vantaggio allo Stadio Olimpico, ha segnato Demiral sul calcio di punizione di Dybala. La Juventus naturalmente ha gli attaccanti letali e formidabili anche quando quest'ultimi si trovano ad intercambiarsi sulla linea d'attacco, schierare Cristiano Ronaldo, Dybala, giocatori che non hanno bisogno di avere spazio prevalentemente centrale per far male. Veretout si addormenta, mette giù Dybala sul rinvio di Paolo Lopez, cartellino giallo per Veretout, ma soprattutto calcio di rigore per la Juventus su una dormita tremenda, incredibile del centrocampista ex fiorentina. Sul rinvio corto di Paolo Lopez, l'assist che stanno promulgando praticamente tutte le squadre di Serie A, ora che la regola prevede che i giocatori possano toccare il pallone rinviatogli dal proprio portiere già all'interno dei propri 16 metri. Veretout era di spalle, Veretout è stato lentissimo, poco vivace, poco reattivo, Dybala non certamente un maestro nello sradicar palloni, è andato a toccargliela via, si stava involando verso sicura gloria, verso Paolo Lopez. Guida si è tenuto in tasca il cartellino rosso, avrebbe potuto valutare la chiara occasione da gol, solo giallo per Veretout. È tutto pronto, c'è Cristiano Ronaldo, la rincorsa centrale di fronte Paolo Lopez. Cristiano Ronaldo, la rincorsa, è spiazzato Paolo Lopez e la Juventus mette subito tremendamente in discesa la gara col raddoppio del suo numero 7, del suo fuoriclasse su calcio di rigore regalato da Jordan Veretout. Veretout ha spazio ora per far correre Florenzi, è un po' in ritardo Matuidi da quel lato, allora gli si para di fronte Alessandro. Florenzi crossa verso Dzeko che la stoppa in area e Szczęsny fa un miracolo sul primo palo, non ha calciato al volo Dzeko, se l'è sistemata bene, ancora Dzeko in area di rigore a crossare sul secondo palo, Under contro un difensore della Juve, poi Szczęsny, la palla è lì, una mischia furibonda e sarà calcio d'angolo per la Roma, ma sono tutti intorno a Guida perché sul tentativo in schiacciata di Under stanno chiamando una probabile deviazione col braccio di un difensore della Juventus a salvare la propria porta. È un momento chiave della gara, mancano 24 minuti al termine ma da un paio di minuti non si sta giocando. E ora VAR, lo dice anche il maxi schermo, e c'è Guida che corre ora verso l'area di rigore, la decisione è stata presa, il ragguaglio del VAR c'è stato, è stato chiamato da Mazzoleni e Paganessi, Guida che fa segno VAR e dà calcio di rigore alla Roma. E ora Perotti contro Szczęsny, il trequartista in maglia numero 8 della Roma, argentino, è sul dischetto, parte Perotti. Perotti, il passettino e Perotti non sbaglia mai, il boato dell'Olimpico introduce all'1-2 della Roma che riapre la gara contro i campioni d'Italia su calcio di rigore, segna Diego Perotti. Pellegrini un po' spinto, la dà verso Matuidi, si spegne forse l'ultima chance per la Roma, ancora Matuidi, la grande esperienza dell'ex Paris Saint Germain che va a nascondere il pallone, che lo porta lontano quando non c'è più tempo, triplice fischio di Marco Guida da Torre Annunziata. La Juventus vince 2-1 allo Stadio Olimpico.
nell'ultima giornata del girone d'andata sopravanza l'Inter in classifica, ora più 2, si laurea campione d'inverno. Non basta il gol sul rigore di Diego Perotti alla Roma, è una grande reazione lungo poi tutto il corso del secondo tempo per pervenire al gol del pareggio. Seconda sconfitta consecutiva in casa, seconda sconfitta consecutiva nel 2020 di quelli di Paolo Fonseca.